Lo sport può e deve contribuire al contrasto alla violenza sulle donne. È una piaga della nostra società. Tutti noi dobbiamo fare in modo che scompaia. Per quanto riguarda lo sport, noi possiamo dare il nostro contributo attraverso un lavoro educativo che parta dai bambini, i giovani e fino ad arrivare agli adulti. Però è molto importante, la peculiarità è quella di educare i bambini e i giovani al rispetto dell'altro, al rispetto delle regole, al rispetto dell'identità di genere, aumentando e facendo in modo che venga veicolato un messaggio di autostima. È importante parlare di questo e continuare nell'impegno, perché non si tratta solo di una violenza fisica pesantissima, ma si tratta anche di capire quali sono le discriminazioni che ancora ci sono, e quindi penso alla violenza psicologica, anche quella violenza economica, le difficoltà che le donne hanno ad avere autonomia, ad avere appunto la possibilità di fare determinate scelte. Se parliamo però di contrasto alla violenza sulle donne, dobbiamo parlare anche di consapevolezza di sé, di conoscenza appunto anche delle reti, dei diritti che ci sono, e quindi il nostro impegno è proprio cresciuto concretamente con progetti, con azioni e con alleanze. Oggi è stata una bellissima giornata qui a Montesole, abbiamo organizzato con la WISP Bologna la passeggiata nei luoghi della resistenza, un fiore contro la violenza sulle donne. In questa giornata abbiamo avuto modo di fare una passeggiata nel parco e, seguiti dalle guide, abbiamo avuto modo di seguire i sentieri della resistenza e fare delle riflessioni profonde su quello che è successo in quel periodo storico, a memoria presente e futura. La giornata è proseguita con un pranzo organizzato nel rifugio del Poggiolo, che è il rifugio di partenza del Parco Storico di Montesole, e poi a seguito abbiamo avuto modo di provare, grazie all'associazione Arcus Intendere, la disciplina del tiro con l'arco. È stata una bellissima giornata che, per le sue caratteristiche, è stata anche inserita all'interno della 16ª edizione del Festival della Violenza Illustrata, organizzato dalla Casa delle Donne per Non Subire Violenza di Bologna.